Nonostante la forte convinzione che solo le software house minori cerchino successo attraverso il business free to play, la verità è che anche i nomi più importanti dell'industria hanno iniziato a valutarne potenzialità e reali possibilità di guadagno. La tedesca Crytek scende in campo per dimostrarlo con Warface, un military shooter di stampo arcade realizzato presso la divisione di Kiev. Lo shooter intende rivoluzionare il genere grazie ad un approccio profondamente social, che mira a ottenere il consenso tanto del pubblico casual quanto di quello hardcore. La particolarità del titolo realizzato da Crytek è il suo funzionare in simbiosi con GeFace, un social network creato ad hoc dalla stessa software house tedesca il cui pilastro portante è proprio l'online gaming. Nell'ultima fase beta, Warface non mostra particolari segni di cambiamenti e evoluzioni, presentando grosso modo gli stessi contenuti già visti e giocati in passato. Alla classica modalità multiplayer versus, cuore dello shooter realizzato da Crytek, si affianca il gioco cooperativo, variante forte di una grande immediatezza e molto divertente da giocare con un massimo di 4 amici. Le classi sono le 4 che ormai caratterizzano ogni FPS di stampo militare, ovvero assaltatore, cecchino, medico e geniere. Le missioni cooperative si dividono in 4 categorie: Initiation, Regular, Skilled e Hardcore. Ogni giorno il team di Warface propone 5 diverse sfide, 2 per la categoria Initiation e 1 per ogni altra classe di missione. Ogni livello è suddiviso in 2 o più segmenti, in ognuno dei quali troviamo sfide di vario tipo. Il modus operandi è però sempre lo stesso: veniamo fatti sbarcare dall'elicottero, svuotiamo l'area dei nemici, distruggiamo l'obiettivo e ci richiamo nel punto di estrazione, decollando nuovamente con il mezzo aereo. L'intelligenza artificiale manca assolutamente di efficienza, e salendo di difficoltà le mappe tendono a presentare non tanto nemici più furbi o plotoni avversari che si muovono con maggior tattica, ma piuttosto un maggior numero di mob o semplici situazioni svantaggiose per il party. Le missioni di livello skilled e hardcore si rivelano quindi più frustranti che veramente complesse, ricordando che solo un buon gioco di squadra può portare il gruppo alla vittoria. Le armi sono customizzabili on the fly, come avviene in Crysis. Con la pressione del tasto C possiamo infatti montare ottiche, silenziatori, mirini e tanto altro per delle bocche di fuoco che sono sempre in grado di differenziarsi l'una dall'altra. Il multiplayer prevede mappe di dimensioni medio-piccole, con 2 squadre di massimo 8 giocatori che si fronteggiano su campi di battaglia urbani ispirati alle ambientazioni medio-orientali e delle guerre balcaniche. La derivazione è quella dei tanti shooter in prima persona incentrati sull'esperienza online, come Counter-Strike, con una certa ispirazione dal celebre franchise di Call of Duty. Le mappe sono 14, divise su 7 modalità di gioco. Queste ultime risultano essere ben poco diverse da quelle che ormai caratterizzano il genere da 6 o 7 anni, tra Team Deathmatch, Plant the Bomb, Free for All e relative varianti. Ogni giorno il team responsabile di Warface rende disponibili solo alcune di esse, svincolando così il giocatore dalla scelta di modalità e setting. Nonostante l'approccio curioso di Crytek, questa soluzione finisce quasi sempre col limitare l'esperienza del giocatore di fronte allo schermo, specialmente quello in cerca di un approccio più competitive e meno casual. Lo shop si dimostra poco invasivo, con l'unica eccezione delle respawn coins, che permettono agli utenti di tornare immediatamente in gioco dopo la morte. Oltre ad armi e outfit, il negozio mette a disposizione anche l'abbonamento VIP, che permette agli utenti più fedeli di investire una somma fissa di denaro per ottenere beneficio costante di punti esperienza e oggettistica in game. Il CryEngine si dimostra leggero e performante più che mai, un motore grafico celebre per la sua capacità di ricreare mondi virtuali con eccezionale realismo, questa volta splendidamente ottimizzato per le macchine meno prestanti e per le soluzioni non propriamente dedicate al gaming, come i PC desktop preassemblati, gli all-in-one o i notebook. Ovviamente non ci troviamo di fronte ad un solo processo di ottimizzazione, quanto ad un impianto grafico decisamente più semplice ed essenziale. Gli ambienti sono ben fatti e discretamente dettagliati, ma peccano senza dubbio nel design e nel setting.
che si rivelano essere un po' banali, poco ispirati e decisamente ridondanti. Se la cavano meglio i modelli tridimensionali di personaggi e soldati, sebbene anche in questo caso non ci sia molta varietà nei volti e nelle skin. Crytek si lancia nel free-to-play con un gioco potenzialmente interessante, che però non riesce a convincere appieno. L'impressione è che la software house tedesca capitanata dai fratelli Yearly tenti la strada del free-to-play, senza però crederci fino in fondo. La base è solida, non solo per la fedeltà grafica dell'engine, ma anche per la bozza del gameplay e la struttura di gioco, ma mancano purtroppo i contenuti, così come un contorno completo e appagante ad incentivare il gamer appassionato. La sensazione, insomma, è quella che Crytek avrebbe potuto fare molto di più con Warface, cambiando le carte in tavola nell'ambito del free-to-play e dello shooter in prima persona di stampo militare. Un titolo discretamente interessante, ma anche un'occasione sprecata. Whenever Blackwood's shadow falls.